Accanto a me Domenico Cambareri con Asco OP, Organizzazione Produttori Olivinicoli. Buonasera. Buonasera. Abbiamo parlato prima della produzione dell'olio d'oliva. Quali sono i parametri per avere un buon olio d'oliva? Dunque, i parametri per avere un buon olio d'oliva sono quelli legati alla produzione di qualità, cioè quelli che riguardano sia gli aspetti organolettici che gli aspetti chimici. Oggi sempre di più si parla soprattutto tra le aziende piccole di acidità, ma in realtà a fare la qualità dell'olio non è soltanto l'acidità, che è uno dei parametri di legge per definire la qualità, ma ci sono anche i perossidi, i polifenoli e altri elementi chimici. Ma soprattutto la qualità oggi si percepisce dal palato, quindi la qualità organolettica, per cui un olio per essere di qualità intanto non deve avere difetti e dopo deve avere caratteristiche di fruttato, di amaro e di piccante. Il prezzo è una delle maggiori difficoltà per avere un buon olio d'oliva. Sì, purtroppo il prezzo è una nota dolente perché si è abbassato, parlo di prezzo all'ingrosso dell'olio d'oliva, si è abbassato di molto negli ultimi anni, per cui le aziende stentano a poter produrre, remunerare i fattori della produzione con i prezzi attuali. Tutto sommato però ci sono ottimi prezzi per chi fa qualità. E a questo devo dire che la Conasco P si impegna proprio sul territorio per promuovere la qualità attraverso i programmi triennali. Occorre cambiare mentalità per avere un buon olio d'oliva. Occorre cambiare mentalità, bisogna pensare al concetto della filiera, cioè produrre l'olio sì in campo, ma produrre olio di qualità significa anche pensare che la fase di produzione in frantoio è fondamentale e anche la fase di conservazione e di confezionamento. Bisogna curare tutta la filiera per poter garantire un olio di qualità al mercato. Ci sono delle novità per quanto riguarda l'ovicoltura? Per quanto riguarda l'olivicoltura, ci sono le novità che sono state introdotte con il regolamento 1307 del 2013 e che hanno visto negli ultimi tempi assumere le decisioni da parte del paese Italia rispetto all'agricoltura in generale e quindi agli incentivi, alle sovvenzioni all'agricoltura e che sovvenzioneranno gli agricoltori, gli olivicoltori fino al 2020. Nei prossimi mesi si saprà di più, insomma, ecco. Che cosa si intende per greening? Perché nel corso del convegno si parlava di questo. Greening è uno degli elementi che riguardano gli aspetti ambientali, semplicemente significa inverdimento, ma in realtà l'intento dell'Unione Europea è quello di promuovere l'ambiente, promuovere il territorio rurale. Che cosa si dovrebbe fare per sconfiggere le lobby? Beh, il problema dell'industria è che l'industria produce per commercializzare e vendere anche a prezzi bassi. Quello che si può fare è unirsi, mettersi insieme e cercare di fare prodotto d'eccellenza. Quindi aggregarsi insieme per avere un unico obiettivo, ossia per far sì che si primeggia l'olio d'oliva. Esatto.